di essere venuto qui e di onorarci della sua lezione. Grazie. Allora, io in prima battuta mi scuso, ma sono messo molto male, quindi spero di non tossire troppo frequentemente, però è un po' di giorni che me la porto. Io ringrazio l'associazione, ringrazio Andrea per questa presentazione fin troppo generosa. Spero che Husserl non se ne abbia male rivoltandosi nella tomba, perché certamente riuscire a dare in un'ora l'idea di quello che è stata la fenomenologia, molto probabilmente riuscirò a darvi un altro tipo di idea, perché a quanto diceva Andrea presentandomi, io mi sono laureato con una tesi su Edmund Husserl intitolata Dalla scienza alla filosofia come scienza rigorosa, e cioè sulla prima opera di Husserl, che era La filosofia dell'aritmetica, ma nel lontano 1973, ragazzi, quindi molto lontano, veramente molto lontano, quando molte opere di Husserl non erano ancora tradotte, quando Husserl girava pochissimo. Per chi è cultore della materia, forse il nome di Enzo Paci dice qualcosa, ma erano gli anni 60, metà anni 60, io ero studente universitario dal 68 in poi, erano gli anni in cui usciva la crisi delle scienze europee, in cui è uscita la traduzione delle ricerche logiche, quindi erano gli anni in cui si cominciava a pensare alla fenomenologia. Quando gli chiesi al professor Calogero, il mio professore di tesi, che volevo laurearmi con Husserl perché mi ero appassionato di questo autore, indipendentemente dai corsi che non c'erano dentro l'università, mi disse: io non ne conosco niente, non ne so niente, quindi mi chiese di fare una cosa paradossale, che se oggi lo chiedo al mio studente mi caccia via. Mi disse: provi a tradurre un piccolo testo di Husserl. E tra i piccoli testi mi fece ritradurre dal tedesco, che io avevo appena cominciato a studiare, mi fece tradurre La filosofia come scienza rigorosa, un testo che Husserl scrisse nel 1910-11 a cavallo per la rivista Logos. E però capì una cosa fondamentale, che la recezione italiana di Husserl era terribilmente viziata dal contesto culturale italiano. Quel contesto, negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, risentiva ancora molto del neoidealismo che era appena finito. In fondo Calogero era ancora un allievo di Gentile, io ho conosciuto nei corridoi della Sapienza ancora Ugo Spirito, che era l'altro allievo di Gentile, quindi lì il tema dell'idealismo era ancora, e la traduzione del testo da parte di Costa, che è un altro Costa rispetto al Vincenzo attuale, che invece ha ritradotto e sta continuando a tradurre molte cose, risentiva molto proprio linguisticamente. Quando si parla di spirito, dal punto di vista fenomenologico è una cosa, dal punto di vista idealistico è un'altra, ma la risonanza che c'era era un po' questa. Quindi questa è stata un po' la mia esperienza, e naturalmente ho continuato poi nel 1981, quindi qualche anno dopo, pubblicai una piccola introduzione alla fenomenologia intitolato La fenomenologia, filosofia come vocazione, pubblicato per l'Editrice Studium, ma veramente, cioè 1981, quindi molti anni fa. E in questo contesto, proprio studiando la fenomenologia, incontrai un autore, allievo di Husserl, che era appunto Emmanuel Levinas, che nel 1928 a Freiburg aveva seguito l'ultimo corso di Husserl e il primo di Heidegger. E infatti fu ancora Levinas che al famoso colloquio di Davos tra Cassirer e Heidegger fece un po' da interprete, perché il mondo francese non conosceva ancora Husserl, e quindi lui faceva un po' da mediatore tra i due. Questa è stata un po' l'origine del mio interesse per la fenomenologia. Dopodiché, raccontavo così scherzando, c'è stata una lunga deviazione nei miei studi, che Levinas è un filosofo ebreo, oltre che un grande fenomenologo, che mi ha introdotto al pensiero ebraico contemporaneo, in particolare a Franz Rosenzweig. Da Rosenzweig sono passato a Heschel, a Buber, a autori di altro genere, fino ad arrivare a alcune cose che ho scritto su Mendelssohn, e quindi Cohen e così via. Però a Roma ho degli amici, ed è un'amica in particolare,
che è una fenomenologa, diciamo, quando si parla del suo nome è la fenomenologia, ed è Angela Lesbello, che continuamente mi tira le briglia, cioè, mi ha reinvitato per tantissimi incontri, e ogni volta però dovevo ritornare alla fenomenologia, e fino agli ultimi incontri in cui poi ho ripreso anche nelle mie lezioni, e sia nell'università statale sia in alcune pontificie, anche la lettura e l'approfondimento di un'autrice che io reputo particolarmente importante dal punto di vista fenomenologico, che è Edith Stein. No, io scherzando ho detto che se non l'avessero fatta santa forse la studieremmo di più, però poi in Italia funziona così, è santo, quindi per carità, appartiene a un altro mondo, non ne parliamo. No, al contrario, l'introduzione alla filosofia, un testo che vi consiglio, l'introduzione alla filosofia di Edith Stein è un'ottima introduzione alla fenomenologia e alla filosofia insieme, per cui è un testo veramente molto bello e molto interessante. Come faccio a introdurvi, come dire, alla fenomenologia tenendo conto e tentando anche di utilizzare un linguaggio non eccessivamente tecnico, quindi che sia in qualche modo condivisibile con tutti? Io avevo portato anche 3 testi da leggere eventualmente insieme, ma proviamo intanto a, come dire, io avevo fatto un percorso che ricalca molto quello che lui non me l'aveva chiesto prima, ma ricalca molto quello che diceva Andrea, e tentando di, come dire, dimostrare, no? Dimostrare qual è la peculiarità della fenomenologia di Husserl, iniziando da, come dire, da una domanda che apparentemente è banale, ed è: che cos'è il fenomeno? Fenomenologia, da un punto di vista linguistico, significherebbe lo studio del fenomeno. Ma che cos'è il fenomeno? Se noi risaliamo un attimino indietro con il Phainestai del buon Aristotele, sozen ta phainomena, salvare i fenomeni, e non è soltanto le apparenze, ma per Aristotele è qualcosa di più importante. Però lasciamo stare Aristotele senza disturbarlo troppo e arriviamo alla filosofia moderna, più vicina a Husserl, e in particolare agli autori che lo hanno in qualche modo interessato di più. Sono fondamentalmente 2, Hume e Kant. In Hume e in Kant la parola fenomeno ha una rilevanza notevole. In Hume è praticamente esclusivamente ciò che noi, tra virgolette, abbiamo a disposizione, quindi il fenomeno è l'elementare, no? Tutto ciò che noi possiamo approcciare è il fenomeno, ma è anche l'inconsistente poi in ultima istanza, perché il fenomeno è ciò che non sussiste, che non essendoci la sostanza è soltanto una apparenza, e il termine tedesco che poi utilizzerà Kant è appunto Erscheinung, quindi un'apparenza. È soltanto questo il fenomeno o è qualcos'altro? Dal punto di vista fenomenologico e dal punto di vista husserliano non è soltanto un'apparenza, il fenomeno diventa in senso forte una manifestazione, la manifestazione, cioè è il modo attraverso cui il dato, l'oggetto mi si dà. Husserl parla di Zingebung, di donazione di senso, e anche però parla di oggettità, lo vedremo in alcuni passaggi. Che cosa significa? Ed ecco, poi ci torneremo in maniera più specifica, c'è in qualche modo un oltrepassamento dell'idealismo, perché se voi ci pensate un attimo, questo è un oggetto, ma non è soltanto un oggetto. E io vi inviterò più volte durante la serata, utilizzando un verbo, guardate, no? Perché il fenomenologo è colui che guarda, ma attraverso uno sguardo particolare, cioè che riesce a cogliere l'eidos di qualcosa indipendentemente dal come la cosa si dà, o meglio, più esattamente, dal come la cosa è, perché al fenomenologo non interessa, vedremo, come la cosa è, ma descrive il modo in cui si manifesta nella soggettività. Vedremo che cosa significa questo tema della soggettività. Il modo della manifestazione, il vi, come lo chiama Husserl, è in qualche modo ciò che in termini tecnici Husserl chiama gli Erlebnis, cioè i vissuti. Ma i vissuti non sono le cose, sono i modi attraverso cui le cose si danno.
non mi interessa la cosa, non mi interessa quindi il suo esistere o no. Che cosa significa il modo attraverso cui si dà? Per esempio, la percezione è un modo attraverso cui l'oggetto si dà. L'associazione è un modo attraverso cui, se io guardo questi occhiali, no, sono dal punto di vista causale un oggetto, causale. Ma dal punto di vista causale interesserà soprattutto l'ottico, interesserà lo scienziato. Il filosofo non vede questo oggetto in quanto oggetto cosa, che pure non bisogna eliminarlo, ma lo vede in altro modo. Cioè, io guardando questi occhiali posso vederli dal punto di vista, come dire, associativo, li collego a me che sono miope, per esempio, oppure sono presbite, oppure li collego a un dono che mi è stato fatto, eccetera, eccetera. In altri termini, c'è una serie di atti, molteplici atti, che, con cui noi guardiamo la realtà, con cui la realtà ci si dà, cioè ci si manifesta. E questo manifestarsi è molto importante perché è lo specifico, ed è il motivo, uno dei testi che avevo portato, è proprio quello che Husserl dedica, è il paragrafo 24 del primo libro delle idee, noi ragioneremo poi molto sul secondo libro delle idee, che Husserl chiama il principio di tutti i principi. Vi leggo alcune righe. Nessuna teoria concepibile può indurci in errore se ci teniamo al principio di tutti i principi, cioè che ogni intuizione originalmente offerente, qualcosa che mi si dà in maniera originale e originaria, è una sorgente legittima di conoscenza, che tutto ciò che si dà originariamente nell'intuizione, il concetto è proprio intuizione, per così dire in carne e ossa, cioè la concretezza del dato, è da assumere come esso si dà, ma anche soltanto nei limiti in cui si dà. Questa precisazione è particolarmente importante. Nei limiti in cui si dà, che cosa significa? Tralascio il resto che può non essere utile. Significa che noi, faccio un esempio un po' banale, ma forse può essere utile tenerlo presente, dal punto di vista, anticipo qualcosa che dirò anche dopo, dal punto di vista fenomenologico, provate a immaginare, no, la capacità o il tentativo di guardare la cosa senza nessun paio d'occhiali, cioè debbo vedere esclusivamente quella cosa così come mi si dà, che significa ma anche nei limiti in cui si dà. Husserl pensava ad una scienza, diciamo, che non deve avere pregiudizi, la Vorurteilslosigkeit la chiama lui, cioè una assenza totale di pregiudizi. In altri termini, debbo essere attento esclusivamente alla cosa. Dicevo, faccio un esempio, farò capire ai ragazzi, poi lo capirete meglio anche al seguito di altre cose. Provate ad immaginare una scena del teatro. In una scena teatrale qualcosa si rappresenta, ma se per esempio io lascio nella scena qualcosa di una rappresentazione precedente mentre ne rappresento un'altra, la rappresentazione successiva è viziata dalla permanenza di un oggetto della rappresentazione precedente. E allora cosa devo fare? Devo vuotare, svuotare totalmente la scena, che rimanga vuota. E allora che cosa accade? Accade che in quel vuoto ciò che si manifesta è esattamente la realtà nel suo darsi. Non so se è chiaro l'esempio. È un tentativo di far capire che cosa intende Husserl per, diciamo così, superamento di questa di pregiudizi. Però questo vi fa capire anche che la fenomenologia è in qualche modo più che una filosofia, più che una teoria, è una metodologia di approccio alla realtà, e vedremo concretamente che cosa significa. E Husserl da questo punto di vista distingue nettamente l'atteggiamento teoretico dall'atteggiamento fenomenologico. Che cos'è l'atteggiamento teoretico? L'atteggiamento teoretico è l'atteggiamento dello scienziato. Lo scienziato non può prescindere dalla esistenza dell'oggetto. L'oggetto c'è. Il fenomenologo lo mette tra parentesi. Mette tra parentesi, cioè come se non ci fosse. Non che non c'è più, come se non ci fosse. È quello che Husserl chiama la riduzione trascendentale.
A che cosa l'induzione trascendentale? Andrea accennava alla questione del soggetto. Allora, in questa prospettiva vi volevo leggere un testo molto bello, peraltro, che Husserl ha pronunciato nel 1929 nei cosiddetti discorsi parigini, che sono un po' il preambolo di quello che successivamente saranno le meditazioni cartesiane. Ci torneremo perché la quinta è particolarmente interessante. Husserl non parla soltanto di riduzione, parla di qualcosa di più interessante. Vediamo. In primo luogo, credo che sia lo spirito del vostro cenacolo, tra virgolette, chiunque voglia seriamente diventare filosofo, questo è il punto, deve, almeno una volta nella sua vita, ritirarsi in se stesso e cercare di distruggere in sé tutte le scienze esistenti per poterle ricostruire. Mettete tra parentesi tutto. La filosofia è affare del tutto personale del filosofante. Si tratta della sua sapientia universalis, di un sapere autentico che il filosofo può, fin dal principio e ad ogni passo, garantire in base ai suoi principi assolutamente evidenti. Solo allora posso diventare vero filosofo, quando mi decido liberamente a voler vivere nel perseguire questo scopo. Quando ho preso tale decisione e ho quindi scelto di iniziare in assoluta povertà e di compiere quella distruzione, si dovrà allora per prima cosa riflettere sul modo in cui io possa trovare un punto di partenza assolutamente sicuro e il metodo per proseguire, mentre nessuna scienza esistente può darmi aiuto. Mi dimmi da questo. Qual è allora questa messa tra parentesi? A cosa arriva? Lo sapete a che cosa arriva, perché Descartes, mettendo tra parentesi tutto, arriva ad affermare sum existo, cogito, no? Il famoso cogito, l'io. E qui è molto scivoloso il discorso, ma vi prego di stare un attimino attento. Husserl parla di questo metodo come della riduzione alla soggettività trascendentale. In altri termini, quando Husserl parla di soggettività, non stiamo parlando del soggetto empirico, stiamo parlando anche del soggetto empirico, ma stiamo parlando anche del soggetto trascendentale, cioè il soggetto che compie degli atti, e questi atti saranno appunto i molteplici atti attraverso cui l'oggetto si dà, che vanno dalla rappresentazione, alla memoria, al giudizio, alla percezione, eccetera, eccetera. Il contenuto di questi atti non mi interessa. Perché non mi interessa? Perché non è quello, non è l'oggetto della conoscenza, ma è piuttosto il vissuto che deriva dall'atto corrispondente. Questo vissuto, appunto l'Erlebnis che diceva Husserl, è in qualche modo proprio della soggettività trascendentale. Ora, questa riduzione alla soggettività trascendentale è particolarmente importante su questo crinale, diciamo così, chiamiamolo così, che Husserl perde gran parte dei suoi discepoli, perché si passa da una ontologia, da una visione ontologica realista, le ricerche logiche, ad una visione trascendentale, di una soggettività trascendentale. Ma mi raccomando, non è una soggettività trascendentale ontologicamente definita, cioè non è un soggetto trascendentale come Hegel, non è un soggetto trascendentale che ha una persistente caratterizzazione ontologica, no, è un soggetto trascendentale, diciamo, costituito metodologicamente, attraverso il quale poi si potrà ricostituire il mondo, ma lo vedremo subito dopo. Quindi questo soggetto, la vita di questo soggetto, in che cosa consisterà? Non essendo un soggetto, tra virgolette, carne ed ossa, essendo un soggetto trascendentale, la sua vita in che cosa consisterà? La vita del soggetto è esattamente l'intenzionalità, ma per intenzionalità si intende l'insieme dei modi attraverso cui la coscienza si orienta verso il mondo. Mondo che abbiamo messo tra parentesi, ma che non abbiamo eliminato,
perché paradossalmente questo soggetto trascendentale, perché possa, tra virgolette, percezioni, ha bisogno di un orizzonte, che è l'orizzonte mondano del mondo, non come oggetto, perché come oggetto non possiamo averlo, questo già ce l'ha insegnato Kant, ma è un orizzonte di tutte le esperienze possibili. Questa è l'intenzionalità, cioè questa tensione verso, ma questa intenzionalità non è un'intenzionalità che, come dire, amorfa e anonima, no, è il vissuto o la vita dell'io consiste nell'essere il polo degli atti intenzionali, il polo degli atti intenzionali, in altri termini il superamento che diceva, diciamo, della dualità soggetto-oggetto. Se voi ci pensate un attimo, che cos'è il soggetto se non soggetto in quanto c'è un oggetto? E l'oggetto che cos'è se non in quanto c'è un soggetto? Ma la parola oggetto è molto interessante dal punto di vista sia gnoseologico che ontologico, e il tedesco ha una differenza anche di termini, c'è l'objekt che è un, l'oggetto inteso in senso tra virgolette ontologico, e c'è il Gegenstand che è ciò che ho davanti, e questo è l'oggetto fenomenologico, cioè potersi mettere di fronte alla realtà oltrepassando la dualità di soggetto-oggetto. E Husserl fa questo attraverso, diciamo così, lui utilizza due termini interessanti che possiamo utilizzare in termini greci o in termini latini, noesis, noema, cogitatio, cogitatum, dove il cogitatum è l'elemento che riempie l'atto della cogitatio. Non so se è chiaro. Non c'è una coscienza vuota. L'atto intenzionale, la rappresentazione, la percezione, l'oggetto percepito non mi interessa in quanto oggetto, ma mi interessa in quanto contenuto dell'atto corrispondente, che produce un vissuto. Da questo punto di vista sarebbe particolarmente interessante, ma non possiamo farlo, lo accenno soltanto, la vita della coscienza del tempo. Perché questa coscienza, questa soggettività non vive in astratto, vive all'interno. Il vissuto, la parola vissuto, l'erlebnis, rimanda immediatamente a un contenuto. Non esiste una coscienza vuota, non esiste e non può esistere una coscienza vuota. La vita dell'io consisterà fondamentalmente in questa, diciamo, molteplicità di contenuti che la riempiono come cogitata, ma ripeto, e questo è un tema molto interessante, Husserl ci ha dedicato un ciclo di lezioni particolarmente importanti, pubblicato da Heidegger e mai elaborato da Einstein, che è le lezioni sulla coscienza interna del tempo. Le lezioni sulla coscienza interna del tempo sono significative perché mostrano proprio come il dinamismo della coscienza. E anche da questo punto di vista c'è un altro elemento particolarmente interessante, sempre nella descrizione della vita della coscienza. La coscienza non può essere vuota. Che cosa significa questa continuità del fluire? Cioè la continuità che nella coscienza ci sia sempre qualcosa, che non ci può essere, diciamo, coscienza. Nella peggiore delle ipotesi c'è coscienza di se stessa, e qui c'è Sartre che poi ha prodotto una critica, ma è un altro discorso, lasciamolo stare. Quindi il fluire dei vissuti, se voi ci pensate un attimo, è uno degli elementi molto più interessanti della coscienza del tempo, dove il presente, Husserl lo definisce lebendige Gegenwart, presente vivente, Husserl, e in tedesco la parola Gegenwart significa anche presenza. Allora, la presenza della realtà alla coscienza si produce in una continuità e di una continuazione ininterrotta ed ininterrompibile. Non ci può essere un fluire che finisce. E Husserl, da questo punto di vista, cercando di cogliere anche quello che lui chiama la whole impression, e cioè l'impressione originaria a partire da cui il tempo diventa in qualche modo coglibile, e questo è un altro tema che antropologicamente è particolarmente interessante,
nessuno di noi ricorda il primo istante del tempo che ha, no? Da questa impressione originaria, no, nessuno di noi lo ricorda, ma perché appunto Ur originale, però al tempo stesso è il momento a partire da cui il tempo acquista la sua continuità significativa. E Husserl credo che da questo punto di vista sia stato anche, come dire, chiamiamolo lo scopritore, ma quantomeno ha elaborato tutto il tema della ritenzione, che è particolarmente interessante. Noi non ci facciamo più caso perché sembra quasi un dato scontato, ma la ritenzione è quella particolare capacità che l'essere umano ha di mantenere in presenza qualcosa che sta scappando via, no? Quindi lo tiene, lo trattiene, lo tiene in caldo, potremmo dire scherzosamente. Questo mantenere in presenza significa qualcosa di molto importante, però significa che l'essere umano, e quindi la coscienza umana, ha bisogno che ci sia sempre un contenuto di fronte, proprio perché non c'è la coscienza vuota. E allora in questa prospettiva tralascio tanti altri passaggi interessanti, perché c'è forse quello che accennava Andrea, credo che sia interessante da vedere. Questo soggetto è un soggetto tutto solo o ci sono altri soggetti? Husserl dichiara esplicitamente, trattandosi di un solipsismo metodologico, in realtà è solo, ma è una solitudine abitata, potremmo dire, nel senso che noi sperimentiamo fin da subito e da sempre la presenza di altri soggetti umani nel mondo, come me. Qual è la differenza fondamentale? Ed ecco la questione che vi accennavo prima, da un lato della presenza originaria, ma dall'altro lato anche il vissuto della coscienza personale. L'altro, gli altri, no? Mi sono dati, ma non mi sono mai dati come oggetti. Non possono essermi dati come oggetti. Accenno soltanto al problema. Che cosa significa? E qui credo che la fenomenologia, in particolare nel secondo libro delle idee, ha presentato delle ricerche veramente di grandissima suggestione, parlando della modalità in cui si costituiscono gli altri soggetti. Prima della costituzione di altri soggetti, però, ci sono dei passaggi elementari che fenomenologicamente sono interessanti. A questo punto provo a dirvi anche, vedete, guardate, no, concretamente un essere umano, non il mio, perché non posso guardarmi, no? Paradossalmente, l'altro, Andrea, può guardare la mia nuca che io non posso guardare, quindi lui mi conosce meglio di me per certi aspetti, ma è anche vero che la sua conoscenza per me può diventare significativa perché aiuta a conoscermi. L'ich Mensch, come lo chiama lui, l'io uomo, ha nella entropatia o empatia che dir si voglia questa caratteristica, cioè l'altro che abita il mondo come me, che ha un'esperienza diversa del mondo rispetto alla mia, che non potrà mai comunicarmi la sua esperienza in maniera originaria come io non posso comunicare a lui la mia esperienza originaria, allora sono delle solitudini che tra virgolette sono insieme. Non soltanto c'è una grande questione che fenomenologicamente è molto rilevante, e qui vi dicevo guardate, nel senso che la persona umana e la costituzione che Husserl fa è molto interessante, si articola su tre strati. Husserl parla esplicitamente di strati. Strato che il primo è quello somatico, il secondo è quello psichico e il terzo è quello spirituale. Che cos'è il soma? Il corpo, in prima battuta dicevo, dal punto di vista fenomenologico, il mio corpo, il corpo di ciascuno, non si differenzia molto da questo oggetto, da questo. Perché? Perché si tratta di corpi cosa. L'elemento ultimo, o primo se preferite, della corporità o corporalità è proprio di essere cosa, no? Di una realtà cosale. Ma il corpo umano non è soltanto cosa, non è soltanto Körper, come si dice in tedesco, è qualcosa di più. È un corpo abitato da una psiche, la quale psiche però a sua volta non può non abitare un corpo.
La caratteristica formale, ecco il dato fenomenologico, dicevo, guardate, la caratteristica fondamentale è quella di occupare uno spazio. Nel senso che l'estensione è la caratteristica fenomenologica fondamentale del corpo. Questo dato però a sua volta ne apre a un'altra prospettiva, e cioè che questo corpo, in quanto abitato da una psiche, non è più soltanto un corpo cosa, ma diventa un corpo vivo. La vitalità è l'elemento peculiare della psiche, la quale psiche per la sua volta, che dice già, non può non abitare un corpo, non può non abitare, cioè non c'è dimensione psichica che non passi attraverso la dimensione corporea. E qui è molto interessante un altro aspetto, allora, sempre diciamo nella dimensione della costituzione della realtà personale, l'empatia, l'entropatia. Perché Husserl la mette, questa è una riflessione che vi invito a fare, non la mette nella dimensione spirituale, ma la mette nella dimensione psichica. Perché? Perché ciò che si produce e che avviene attraverso l'empatia nella costituzione della intersoggettività è qualcosa che ha bisogno del corpo. Ha bisogno del corpo. Se io stringo la mano ad Andrea, con questo oggetto totalmente fisico, no? Nasce qualche altra cosa che si manifesta, ecco il fenomeno, il dato fenomenologico, si manifesta attraverso l'espressione della corporeità. Per cui posso avere un gesto di repulsione, ma che vuoi, oppure un gesto di gioia, di piacere, di confidenza, attraverso il corpo. Ancora però, questo gesto, quello dicevo, l'empatia, non potrà mai portare alla capacità che l'essere umano, che gli esseri umani tra di loro hanno, di guardarsi in maniera originaria. Io posso avere solo di me, una prospettiva originaria. No? O Husserl parla di una presenza originaria. Io posso essere presente a me stesso, esclusivamente a me stesso. Dell'altro, il termine tecnico che usa è, posso avere soltanto una appresentazione. Che cosa significa? Significa che di fatto, io per farlo capire ai ragazzi uso questo esempio, se io guardo gli occhi di una persona, posso vedere la forma, il colore, l'espressione, eccetera, eccetera, ma non potrò mai guardare il suo sguardo. Perché la sua interiorità, Husserl utilizza un'espressione molto interessante, non credo di trovarla subito, perché sarebbe da leggere, era in fondo di qua, vediamo se la ritrovo subito. Vabbè, ve lo dico con le mie parole. Parla della costituzione dell'entropatia attraverso la psiche. C'è un'espressione, un punto in cui c'è un'espressione particolarmente significativa a proposito di quello che vi dicevo, cioè che non potrò mai vedere lo sguardo. Husserl utilizza l'espressione che c'è un plus, usa proprio questo termine, c'è un plus che abita la realtà personale, e questo plus in qualche modo è ciò che non può essere, diciamo così, non può diventare presenza, è ciò che diventa assente. In altri termini, qui è la dimensione fenomenologica, la presenza dell'altro non sarà mai una presenza di manifestazione dell'altro come oggetto, dell'altro non potrò mai avere una rappresentazione, dell'altro non sarà mai possibile averlo nei miei schemi percettivi. L'altro è una trascendenza totale, proprio per questo motivo. Allora, questo altro però, in che modo posso costituirlo come persona, dal punto di vista della dimensione, tra virgolette, spirituale?
La dimensione spirituale, lo strato spirituale, è quello strato in cui non c'è più bisogno del corpo. Qual è l'orizzonte di questo strato? Husserl lo definisce in questo modo, ed è la definizione anche di persona, la capacità di compiere atti intenzionali. Ma gli atti intenzionali, io alcuni ve l'ho già citati, per esempio volere, no? Giudicare, percepire, eccetera, eccetera, sono atti che riguardano una spiritualità, un soggetto spirituale, non un soggetto psichico. Sono atti che sono possibili indipendentemente dal corpo, dove anzi il corpo diventa uno strumento di realizzazione. Un esempio banalissimo: se io decido, no, di andare a Perugia, per andare a Perugia devo mettere in moto il mio corpo, ma l'atto che precede questa realizzazione è un atto assolutamente spirituale, che ha la sua motivazione, forse la definisce così, che è la legge specifica del mondo spirituale. Non ci saranno più altre leggi, no? La motivazione, e la motivazione però è un altro orizzonte. Allora, per cercare di cogliere anche i passaggi, l'atteggiamento fenomenologico, l'atteggiamento teoretico, no, l'atteggiamento teoretico, dall'atteggiamento teoretico a quello fenomenologico, abbiamo visto il passaggio dall'atteggiamento fenomenologico all'atteggiamento personale. Husserl parla esplicitamente di Persönliche Einstellung, cioè di un atteggiamento proprio, la modalità. Lui prima parlava del riconoscimento. Provate ad applicare quanto ho detto ad un'etica del riconoscimento. Husserl utilizza un'espressione paradossale, ma veramente paradossale, per parlare della comunità umana. Lui parla di una comunità comunicativa delle monadi. O addirittura utilizza un'espressione ancora più radicale, una comunità monadica trascendentale. O questo è pazzo, ci sta prendendo in giro. Provate però a riflettere sui termini. Comunità monadica, oddio, ma la monade non è per caso una sola, indica esplicitamente nella storia del pensiero il monos, no? La monade, così come ce l'ha presentata Leibniz, rappresenta una unità rappresentativa. Allora, come fa a stare una comunità di monadi? Per di più trascendentale. Che significa trascendentale in questo senso? Significa che si dà una soggettività di soggetti. Una soggettività di soggetti. Le monadi non sono chiuse, hanno finestre. Le monadi non sono astratte, sono concrete, sono concretezze corporee. Perché è vero che io non posso avere una presenza originaria dell'altro, ma io posso cogliere la dimensione dell'interiorità dell'altro attraverso il modo in cui l'altro mi si manifesta. Ecco l'empatia. L'altro mi si manifesta, e cioè riesco a cogliere la dimensione che il suo corpo non è soltanto un corpo cosa, non è soltanto un corpo fisico, psichico, ma è anche il substratum, no, di un soggetto spirituale. Husserl utilizza un'espressione molto bella, anche in tedesco, Träger des Geistes, portatore di uno spirito. Il corpo in questa dimensione è il supporto di uno spirito, ed è in quanto supporto di uno spirito che è come me. Nelle meditazioni cartesiane parla di analogon, è come me. Ma se è come me, senza essere me, significa che mantiene una soggettività separata da me, e che fenomenologicamente non potrà mai essere assimilato a me. Io scherzosamente utilizzo un'espressione che però non è scherzosa, ma filosoficamente è molto importante, no? Noi utilizziamo normalmente nel linguaggio comune corrente: nessun uomo è un'isola, no? Io la rovescio e dico: ogni essere umano è un'isola, ma ontologicamente bisognoso di ponti. Dove ontologicamente bisogno di ponti significa che non posso non costruire ponti nei confronti dell'altra isola. Che cosa significa? Significa che senza andare all'ontologico, perché Husserl non va nell'ontologico,
dal punto di vista della manifestazione dell'alterità, l'alterità mi si presenta naturalmente, necessariamente, come, tra virgolette, solitaria. Ma questa solitarietà è una solitarietà aperta, che mi lancia un ponte a cui lancio. Dal punto di vista antropologico, tra virgolette, se volete anche politico, è particolarmente interessante la cosa, perché significa la irriducibilità di ogni soggetto, no? A qualsiasi altro soggetto. La monel significa anche la unicità. Fenomenologicamente non posso dirlo, nel senso che mi devo limitare al modo in cui mi si manifesta. Questo modo però è per ciascuno assolutamente peculiare. Per ciascuno. Quindi, diciamo, nell'ottica della costituzione della realtà, è il secondo libro delle idee, vi dicevo, in questa ottica la costituzione del mondo personale è veramente di grandissima suggestione. In più c'è un altro dato, credo che sia particolarmente rilevante e importante. Cerco di dirvelo con delle battute veramente, come dire, elementari. Non si può affrontare lo studio del corpo in quanto cosa fisica con le metodologie con cui affronto la psiche, ma non posso neanche affrontare la psiche, lo studio della psiche con la metodologia attraverso cui studio la cosa fisica. La mia osservazione è un'osservazione particolarmente polemica, nel senso che oggi noi siamo esattamente di fronte a questa realtà. La commistione, la confusione di metodi di indagine, di metodi di approccio, fanno sì che io affronti lo studio della coscienza con gli strumenti della neurologia. Ma la neurologia appartiene ad un altro strato della natura umana, non è lo strato fisico, appartiene ad un altro strato, ad un'altra metodologia, c'è un altro modo di darsi, c'è un altro modo di manifestarsi, figuriamoci la dimensione dello spirito. Allora, se metodologicamente ognuna di queste realtà ha il suo modo di manifestarsi, significa anche che ci saranno modalità diverse di approccio. Da questo punto di vista, non so se riesco a darvi però l'idea, però in concreto, dopo Husserl è nata una fenomenologia dell'arte, una fenomenologia del diritto, una fenomenologia della religione, eccetera, eccetera. Cioè una sorta di molteplici ontologie regionali, è Husserl che le chiama così, ontologie regionali. Qual è la differenza? La differenza fondamentale è che, per esempio, dal punto di vista dell'antropologia fenomenologica, il modo di darsi dell'umano non sarà certamente quello dell'oggetto estetico, per esempio. L'atto corrispondente del soggetto sarà assolutamente diverso. Ma allora quale sarà il modo peculiare? Il fenomenologo guarderà il soggetto umano nel modo in cui mi si dà in maniera diversa rispetto a un quadro nel modo in cui mi si dà. La fruizione estetica non è certamente quella dell'antropologia. O ancora, l'ambito del diritto, a quale ambito appartiene? L'ambito della religione, su cui ha scritto delle cose meravigliose Scheler, no? Se voi ricordate quella correlazione, vi dicevo noesis noema, nell'ambito del religioso il noema specifico si colloca nell'orizzonte dell'infinito, ma paradossalmente questo infinito non mi si dà come contenuto possibile di un atto finito. È un limite, certamente è un limite dell'umano, ma è anche la modalità specifica attraverso cui io colgo lo specifico del sacro. Il sacro, per definizione, è ciò che eccede l'umano. Fenomenologicamente questa eccedenza mi si manifesta nella maniera diversa in cui si manifesta. Non so se sono riuscito a rendervi l'idea, però la molteplicità, ognuno di questi dati, no? La fenomenologia della religione, per esempio ci sono dei fenomenologi come Mircea Eliade o Riss che hanno elaborato molto da questo punto di vista delle cose, delle dottrine interessanti. Perché? Perché hanno, diciamo, colto la maniera specifica attraverso cui quel particolare oggetto si manifesta. Ecco, diciamo, in qualche modo il tentativo di apertura. Non so se vi ho confuso abbastanza le idee, proviamo ancora, come dire... Non mi
gelatina. Proviamo comunque a vi dicevo all'inizio, e c'era qui una poche righe che forse vi danno ancora l'idea di questo percorso che Husserl fa. Questo è un testo di annotazioni che Husserl fa nel 1905, prima di scrivere un testo molto importante, che è il primo testo in cui parla della riduzione trascendentale, che è intitolato L'idea della fenomenologia. In queste annotazioni vi leggo soltanto alcuni passaggi. La fenomenologia trascendentale è fenomenologia della coscienza costituente. Che cosa significa? L'abbiamo detto. Quindi nessun particolare assioma oggettivo vi può essere introdotto. Assioma oggettivo significa l'esistenza dell'oggetto. Cioè al fenomenologo non gli interessa se esiste o non esiste. Poi aggiungo alcune cose che sono importanti. Aggiunge: ciò che è oggettivo interessa una scienza oggettiva. E ciò che qui manca alla completezza di una scienza oggettiva è affar suo, cioè al fenomenologo. L'interesse trascendentale, l'interesse della fenomenologia trascendentale, va piuttosto alla coscienza come coscienza, va solo ai fenomeni, cioè al modo in cui si manifesta. Ai fenomeni intesi in senso duplice, e qui vi pregherei di annotare e di stare attenti. Nel senso dell'apparenza, in cui l'oggettità, il termine tedesco è proprio Objektität, appare, quindi il modo in cui l'oggetto appare, ma dall'altro lato nel senso dell'oggettività considerata solo in quanto appare, il principio che dicevo, tutti i principi, solo in quanto appare, appunto nelle apparenze, e quindi in modo trascendentale, quindi con esclusione di ogni posizione empirica. E qui, da qui nasce la crisi dei suoi discepoli e l'accusa di idealismo. La messa tra parentesi di ogni posizione empirica. Perché? Questo diventa rilevante e, diciamo, metodologicamente particolarmente interessante. Perché paradossalmente noi abbiamo dei fenomeni che non corrispondono a cose, non corrispondono neanche ad oggetti. Per esempio, provate a vedere, no? A vedere la possibilità di costruire una fenomenologia della memoria. Riuscite a vedere la memoria? Si può vedere la memoria? Si può. Come si può vedere il presente? Ma si può fenomenologicamente vedere, prescindendo da... Come si può vedere un colore? No? Se io vi dico rosso, noi avremo altrettanti modi di pensare il rosso, ma il rosso in quanto idea ci accomuna tutti. È il colore. E il colore in quanto tale a che cosa corrisponde? Fenomenologicamente si può vedere il colore, pur non essendo una cosa che si, in quanto qualità, si, come dire, tradurrà poi in maniera empirica. Ma vorrei farvi un ulteriore esempio che è più facile, ma su cui fenomenologicamente sono costruite delle cose molto interessanti, e questo già ai tempi di Husserl stesso. Un suo allievo, Roman Ingarden, ha fatto una fenomenologia del cinema, una fenomenologia della letteratura. Il fantastico, ragazzi, il fantastico è reale o non è reale? C'è una fantasia. C'è un tempo della fantasia, c'è un tempo dell'immaginazione, un tempo che appartiene a quel fluire che vi dicevo prima. Eppure, fenomenologicamente, non sono cose, ma sono oggetti di indagine possibile. Allora, una fenomenologia del fantastico, una fenomenologia della fantasia, eccetera, eccetera, sono particolarmente interessanti da un punto di vista dell'analisi. E da questo punto di vista veramente Husserl ha dato degli input particolarmente interessanti, con l'accorgimento di tenere sempre ben distinto l'approccio metodologico, che apparentemente è sempre, lui lo dice esplicitamente anche nelle lezioni cartesiane, è sempre di carattere solipsistico, ma apparentemente, perché tutto ciò che l'essere umano, diciamo, vive coscienzialmente in maniera solitaria, in realtà è sempre all'interno di una comunità monadica. E lui utilizza anche un'altra espressione in questo senso molto interessante. Lui parla di una il termine tecnico che usa è systematische Verbindung, cioè di una connessione sistematica. Le monadi hanno questa struttura, che corrisponde a quell'altra che vi dicevo poco fa, una comunità comunicativa delle monadi.
è la peculiarità dell'umano. Solo l'umano, nella sua costituzione, diciamo così, trascendentale, ha queste caratteristiche. Solo l'umano. E qui si aprirebbero poi ulteriori diciamo, prospettive. Però forse conviene che io mi fermi qua e magari attraverso domande approfondiamo qualche altro elemento. Sì. Allora, io penso che grazie davvero professore, credo che ci abbia dato degli spunti veramente di notevole interesse, anche di apertura a ulteriori riflessioni, no? Ha toccato una serie di argomenti molto ampi, ma diciamo nucleandoli veramente con precisione, nonostante insomma la vastità e la complessità delle tematiche trattate. Io per aprire il dibattito comincio io a dire qualcosa, ci sarebbero sarebbe opportuno che ci sarebbe... stasera sono molto difficili, come dire, cerco di sollecitare un po' io. Allora, ci sarebbero diverse cose che vorrei chiedere al professore, mi interesserebbe approfondire sulla temporalità della coscienza, sulla ritenzione, sulla questione dell'immaginazione che ha toccato alla fine, che è un tema veramente insomma interessante. Però io vorrei prima di tutto tornare ancora una volta, torno sempre lì a battere, no? A insistere il tema dell'intersoggettività, che è un po' quello centrale, diciamo perlomeno della presentazione di oggi, e poi quello su cui hanno dibattuto moltissimo gli allievi di Husserl, no? Allora, ha parlato lei a un certo punto di... Dunque, a me ha sempre affascinato moltissimo la trattazione che fa Husserl del tema del corpo, della corporeità, non solo come corpo, appunto come corpo oggetto, ma soprattutto come corpo che dischiude a una trascendenza, no? Che apre alla trascendenza. Ora, però, a un certo punto lei ha citato il termine analogia. Ora, se noi restiamo, sembrerebbe perlomeno, che se noi restiamo all'interno di una trattazione analogica dell'altro, rischiamo di non abbandonare mai il solipsismo, che è stato un po' il punto di partenza che lei stesso ha individuato nella questione dell'intersoggettività, così come è esposta da Husserl. Allora, proprio per questo che i suoi allievi, pensiamo alla Stein o a Levinas, hanno attaccato questa questione dell'analogia, perché se l'altro lo costituisco non più per una sua manifestazione ma per analogia, sembro tradire lo spirito stesso della fenomenologia, cioè non è più un manifestarsi da parte dell'altro, ma l'altro diviene un alter ego, un qualcosa che io costituisco per analogia rispetto a me, un qualcosa di simile a me. Ed ecco che la Stein allora insiste e riprende tutte le analisi sull'empatia, approfondendole, no? Scavando a fondo su questo concetto, o Levinas sul volto, perché il volto è il manifestarsi proprio dell'altro. Ecco, questo è il punto su cui vorrei che lei insomma dicesse qualche altra cosa, perché mi pare davvero rilevante, soprattutto perché appunto è quello che poi gli allievi hanno un po', oltre alla questione dell'idealismo, ma sono strettamente connesse poi in ultima istanza, no? Certo. Sì, dunque, se andiamo da un punto di vista tecnico, però c'è un paragrafo delle mediazioni cartesiane esplicitamente dedicato dal 50, l'intenzionalità indiretta dell'esperienza dell'estraneo come appresentazione oppure appercezione analogica, ed è più avanti ripresenta ancora il tema, oltre che dell'analogon, presenta anche quello dell'appaiamento, no? La parung. Allora, io cerco di dare una botta al cerchio e una alla botte, perché avendo studiato molto Levinas per un certo punto ha dovuto inserire degli elementi interessanti, cioè ha dovuto inserire degli elementi che Husserl non ha inserito e di cui non ha trattato, e che per Levinas invece costituiscono il primum, per cui l'idea dell'infinito, per esempio. L'idea dell'infinito che lui, Levinas, riprende da Descartes come quell'idea che io poco fa ho accennato all'idea dell'infinito attraverso Schiller, è quell'idea che
in un certo senso irrompe nel soggetto e lo mette a soqquadro, no? Levinas poi traduce questa idea dell'infinito in rapporto tra le membre e l'altro, in totalità infinito in particolare, e lo ritraduce nell'idea del bene, il quale idea del bene, in quanto idea dell'infinito, è ciò che è al di là dell'essere. Essere al di là dell'essere è l'immanifestabile, eccetera, eccetera. Però mi fermo qua. Cerco però di vedere anche, da un punto di vista rigorosamente fenomenologico, il discorso della ricchezza, anche a mio avviso la fecondità del discorso di Husserl. Levinas opera, e ripeto, io ne sono pubblicato, ho scritto molte cose su questo, quindi alcune cose tra l'altro le trovate anche nella mia rivista online, accennavo prima, Dialeghe stai, forse già, qualcuno che non l'abbiamo voi, detto in fase di presentazione, ma è la prima rivista, la più antica scientifica. Oggi è la più antica rivista di filosofia online di Italia, si chiama Dialeghe stai, appunto, che risale al 99, quindi al millennio scorso. Questa è veramente... Dialeghe stai. È scritto Dialeghe stai, però si legge alla greca, Dialeghe stai. Allora, ci sono anche là anche dei testi su questo. Dunque, è gratuita oppure... Gratuita, sì, sì, totalmente gratuita. Anzi, tenendo conto che c'ha 20 anni, trovate un mare di materiale, veramente ormai è un'enciclopedia. Soprattutto per questi settori abbiamo trovato, veramente c'è molte, c'è anche qualcosa di Andrea. Pure l'ardire, il professore ha avuto pure questo coraggio. E, dunque, torniamo a noi. Perché quando parliamo di analogia, nello specifico non utilizziamo un elemento negativo? Perché o passiamo, come ha fatto Levinas, all'etica come filosofia prima, e dove Levinas ha utilizzato, io non ho parlato perché non mi pareva il caso, ho cercato di farvelo intuire attraverso alcune espressioni, ha parlato molto della passività della coscienza, della passività del soggetto. Perché? Quando io ho parlato dell'impossibilità di interrompere il fluire della coscienza, dei vissuti della coscienza, è un elemento di passività. L'associazione dal punto di vista del vissuto della coscienza è un altro elemento di passività. Se voi ci pensate un attimo, l'attività associativa, no, sogna ad occhi aperti, non è guidato motivazionalmente dal soggetto, ma è guidato da qualcosa esterno. Quindi è l'impossibilità di interrompere il flusso della coscienza, e quindi il flusso del tempo, è un altro elemento di passività. C'è un altro dato che Husserl mette anche in risalto. In Logica formale trascendentale, 1929, Husserl mostra che esiste una passività elementare, ed è quella della coscienza. In fondo, lo stesso darsi della coscienza non può essere giustificato. Allora, dal punto di vista dell'esigenza metodologica, la fenomenologia è la pretesa di voler giustificare tutto attraverso questo ricorso alla riduzione trascendentale, quindi al soggetto trascendentale. Ma perché questa metodologia non è, a mio avviso, negativa quando la si applica all'altro? Vi faccio un esempio concreto. Se io potessi far diventare l'altro oggetto della mia rappresentazione, l'altro non sarebbe più soggetto. È la soggettività dell'altro che non può diventare oggetto di rappresentazione. Ancora, il tuo tempo coscienziale, il tuo vissuto coscienziale, non potrà mai, mai, in nessun istante, in nessun modo, in nessuna situazione, essere partecipato ad un altro, in quanto vissuto della soggettività. Questo è l'elemento della soggettività. Quindi, parlare di analogon sembra un elemento riduttivo, ma significa, in ultima istanza, che io posso cogliere l'interiorità dell'altro, la soggettività dell'altro, esclusivamente a partire dalla consapevolezza della mia soggettività. Questo è il concetto di analogon. Non è un'analogia astratta, è un'analogia molto concreta. È a partire dai miei vissuti che riesco a entrare nel vissuto dell'altro. Che altrimenti non mi si dà. Attenzione, è molto importante questo, perché fenomenologicamente significa che la soggettività non può mai diventare oggetto. Questo è fondamentale.
capite? Allora, in questa prospettiva, cioè, il dato fenomenologico, ho usato quella battuta che ciascuno di noi è un'isola bisognosa di ponti, ha questa valenza. Noi abbiamo paura a volte di dico noi, perché come cultura occidentale in particolare, oserei dire nel mondo, tra virgolette, realizzare alla singolarità come unica. Questi sono i presupposti fenomenologici, pensare all'unicità. Sono i presupposti fenomenologici. Io, in un testo proprio su Dialeghestai, intitolato la persona come struttura dialogica, mi sono servito della fenomenologia proprio per arrivare a questa dimensione. Fenomenologicamente, il vissuto del tempo. Ragazzi, la memoria, a partire da quella ora impressione che vi dicevo, è assolutamente singolare. Il buon Ricoeur ha scritto delle cose molto interessanti da questo punto di vista, cioè la memoria costituisce l'identità del soggetto, ma è la sua memoria, ed è il suo vissuto. La memoria non è altro che, se vogliamo, l'accumularsi o il bagaglio, se volete, bagaglio memorativo del soggetto, è il bagaglio delle esperienze. Ora, da questo punto di vista, ciò che costituisce la singolarità assolutamente irriducibile ed inconfondibile è proprio questo. E io me ne servo, nelle lezioni di antropologia filosofica, proprio per utilizzare un dato razionale, perché sto parlando di qualcosa di razionale, che non ha bisogno di nessuna rivelazione e così via, per affermare la singolarità ma anche la unicità del soggetto umano. In fondo una cosa analoga vale anche per la temporalità. Certo. Cioè, ho parlato di memoria, è il vissuto del tempo, indubbiamente, ma addirittura, se voi, tu accennavi al tema dell'intenzionalità, è interessante un'altra prospettiva proprio dal punto di vista del vissuto temporale. Husserl ha dedicato non soltanto attenzione alla ritenzione, che io reputo uno degli aspetti più geniali della sua visione del tempo, è molto vicino a lui ed è anche in un momento coevo, tra l'altro. Nello stesso giro di anni Bergson in Francia scriverà il saggio sui dati immediati della coscienza, nel 1899 Husserl comincia a scrivere queste cose sul tempo all'inizio del 1900, però oserei dire che l'altro elemento che dal punto di vista della dinamica temporale è particolarmente interessante è quello della protenzione. Non esiste soltanto il tempo dell'attesa, c'è il tempo della protesa, no? Nel senso che l'essere umano, il suo vissuto temporale, c'è il presente, ma c'è un presente che viene da un futuro, la protenzione, e va verso un passato. Se volete, questo è già il buon Agostino, in maniera diversa, perché quando Agostino ci parla, anche quella dal punto di vista della temporalità a me ha fatto pensare molto, mi fa pensare molto, in fondo il nostro vissuto del tempo è l'unica presenza che noi abbiamo a disposizione tra due non essere, il non essere più e il non essere ancora. E Agostino, quando fa notare questo, che in fondo il presente è un presente tra due nulla, il non più e il non ancora, è un nulla reale, fa veramente pensare. Ora, la protenzione da questo punto di vista ha un'altra valenza che fenomenologicamente credo veramente molto interessante, e questa, ripeto, secondo me è la genialità di Husserl, proprio perché non ci può essere una coscienza vuota e quindi il flusso è continuo, è questo flusso continuo che ci consente di cogliere, per esempio, la musicalità, di cogliere una frase musicale per intero e non soltanto l'accumularsi di una serie di note separate. La parola, io dico scherzando, tanto per capirci, nel momento in cui la pronuncio, tra la P iniziale e la A finale, sono passati degli istanti di tempo, ma noi non lo percepiamo, perché percepiamo questo fluire unitario che rimane in presenza. Ed è solo questo, questa presenza che rimane presente, che in qualche modo però è un presente che non ha come sua prospettiva il nulla del futuro. Certo. Ci può essere protesi. Heidegger vedrà questa dimensione come la possibilità. In fondo è l'essere possibile che
diventa gradualmente reale, è un'altra cosa. Però Heidegger ha fatto una lettura di carattere ontologico su cui ha litigato con Husserl. Questo è l'elemento interessante. Però ecco, dal punto di vista, ma ci darei veramente a questa dimensione della intersoggettività. Non è un'intersoggettività di soggetti separati, ma è la comunità comunicativa delle monadi. Questo titolo, tra l'altro, la dice lunga, perché, come tu ben sai, c'è un certo filosofo tedesco della scuola di Francoforte, no? Un certo Jürgen Habermas, che si è servito di questa dimensione della comunicazione. No, probabilmente Husserl l'ha utilizzata di meno, si è fermato più sulla dimensione della coscienza che non su quello del linguaggio, sebbene il linguaggio non è che sia assente, perché nelle cerchie logiche c'è una presenza molto forte del linguaggio, quindi è questo insieme di cose che direi ne fanno un po' la peculiarità. In più, lasciatemi aggiungere una cosa che non ho accennato fino adesso, in fondo ho accennato la dimensione dell'affettività, tra virgolette, nella psichicità, ma è interessante che a partire dall'analisi di Husserl sia stato possibile mettere in piedi una fenomenologia delle emozioni. Questo è particolarmente interessante. L'emozione è l'orizzonte della psiche ed è una dimensione intermedia, perché quando io ho una dimensione di vergogna e divento rosso, è il mio corpo che diventa rossa a partire da qualcosa che riguarda la psiche, però. Capite? Ecco la connessione. Però una fenomenologia delle emozioni è interessante e su questo ha lavorato molto anche, diciamo, in maniera diversa Max Scheler. Quindi, però, soprattutto in amore e odio, queste due forme, e una fenomenologia dell'amore è particolarmente interessante, anche questo non nell'ottica delle emozioni, però. E questo è l'altro aspetto interessante. Perché se io colgo l'amore e l'odio nella dimensione spirituale, le colgo dal punto di vista motivazionale, allora non saranno più emozioni, ma saranno affetti, e l'affetto non ha la stessa, se volete, temporalità delle emozioni. Questo è un altro aspetto particolarmente interessante. L'emozione, proprio in quanto legata al fluire veloce, ha una caratteristica diversa, mentre l'affetto, Scheler proprio nella sua etica, formalismo etico e l'etica materiale dei valori, ma anche proprio nell'altra opera del 23 su amore e odio, no, prima era amore e odio, poi è diventata essenza e forme della simpatia, che è addirittura precedente, è interessante. No? C'è ma se ho capito bene, cosa che già è una premessa che devo fare, il fatto che il vissuto influenzi il ponte, quindi possiamo dire che si fanno ponti tra vissuti quanto più simili, nel senso l'inconscio collettivo che ci fa aiutare a collegare i ponti tra monadi e questo che ci lega? Dunque, Husserl non pensa all'inconscio collettivo, mentre, forse questo, ecco, avrei potuto spenderci qualche parola in più, quando parla di comunità come comunicativa delle monadi, lui parla anche a soggettività di ordine superiore. Faccio un esempio banale: il vostro cenacolo, siamo così, no? Il vostro cenacolo non è soltanto un insieme di persone, ha anche una fisionomia, cioè una soggettività. Quando io parlo della famiglia, la famiglia non è soltanto un insieme di elementi scomposti e sconnessi, no? Ma è una unità soggettiva. Husserl la definisce, ma anche la Stein riprende questo discorso, la definisce una soggettività di ordine superiore. Queste soggettività di ordine superiore tra loro dialogano, per cui Terni può dialogare con Perugia, o il Ternano in quanto appartenente alla comunità dei Terni, perché ci sono delle caratteristiche. Questo da un punto di vista personale, e anche su questo non ho detto nulla, però è particolarmente importante accennarlo almeno, a differenza di quanto accade nella psiche, l'essere personale non può essere pensato se non all'interno specifico di un contesto. Lui, dal punto di vista tecnico, si chiama mondo ambiente, la Umwelt, no? Che ci costituisce. Cioè l'essere personale non è astratto,
nella sua concretezza, vive in un mondo ambiente. Questo mondo ambiente ha un doppio movimento: influenza il soggetto, influenza l'ambiente. Per cui, se io sono nato a Terni, in quanto ternano, appartengo a questa comunità in quanto motivazionalmente mi dà qualcosa. È chiaro che poi c'è l'altro elemento che non va nascosto, che riguarda però la motivazione, non tanto nell'inconscio collettivo, cioè il fatto dei ponti. Dal punto di vista fenomenologico non c'è una preferenza, è semplicemente l'altro in quanto soggetto spirituale, no? Punto. È su questo che Levinas insisterà quando parla del volto, ma Levinas se ne farà un altro discorso, per cui di fronte al volto io non comunico neanche, perché poi, attenzione, questo bisognerebbe poi dire tante cose, ma una battuta soltanto: quando Levinas parla del volto non ne parla nei termini della comunicazione. In Levinas non c'è comunicazione, attenzione, non esiste, c'è solo obbedienza. Il volto dell'altro è un comandamento etico, punto. E guardando il volto dell'altro mi scompiglia tutto, mi scompagina la mia esistenza e mi dice non uccidere. Questo è in Levinas, quindi non c'è una comunicazione, c'è soltanto obbedienza. E poi in Altrimenti che essere radicalizzerà ancora il discorso ulteriormente. Però dal punto di vista della comunicazione è chiaro che viene fuori anche la dimensione della affinità, chiamiamola così, no? Dell'affinità. Ma questo rientra nell'ordine dell'affettività. Questo diventa interessante, nel senso che in quanto essere umano, ma qui entreremmo nel percorso etico, e lo stesso Husserl nelle lezioni di introduzione all'etica del 1920 a un certo momento individua come principio formale fondamentale dell'etica proprio l'amore del prossimo. È interessante. Lo volete chiamare in un altro modo, io su questo provoco normalmente. Non riusciamo a trovare un elemento di, tra virgolette, di unificazione etica. Non c'è nessun principio di etica che ci metta d'accordo tutto. Sì, ce n'è uno che è fondamentale, ed è quello che noi chiamiamo la regola aurea. Fai all'altro ciò che vorresti fosse fatto a te, o non farà all'altro ciò che non vorresti fosse fatto a te. Non è un principio del Vangelo, è un principio delle culture. Non si trova in prima battuta nel Vangelo. Prima del Vangelo si trova nel Levitico, si trova in altre culture, diciamo, medio orientali, si trova in altre culture ancora. Si dà il caso che la totalità delle culture umane hanno questo principio come principio fondamentale. Allora, proviamo ad accettarlo come principio etico e vediamo che allora la cosa diventa interessante. Per cui l'altro, in quanto essere umano, solo in quanto essere umano, no, esige di essere trattato da essere umano. Punto. Questo è allora un conto: è l'affinità della costituzione della comunità, altra cosa è il passaggio all'etica. E questo diventa però interessante, perché è importante questa, perché io ho parlato di un principio formale, no, non mi deriva da una metafisica, mi deriva semplicemente da un'indagine fenomenologica sull'umano che, proprio in quanto non può essere sminuito della sua soggettività, manifesta una sua dignità. Questo è il problema. Cioè, se la sua soggettività non può essere messa in questione, in discussione, in nessun caso, in nessun modo, c'è una dignità dietro. Qui si potrebbe spingere il discorso ulteriormente, perché questa dignità poi, che cos'è che fa sì che lei, lui, cioè, a un certo punto, manifestino questa dignità? Non c'è nessun elemento di un'ontologia che lo possa. E allora, da questo punto di vista, nasce un'altra logica che è legata a quella dell'unicità, ed è quella della gratuità. È il passaggio immediatamente successivo, cioè facendo un'indagine su questi dati, no, posso arrivare a una ontologia della gratuità. Faccio un salto, ma è un'altra cosa, però nel momento in cui non trovo nessun altro elemento di giustificazione, e oggi ne avremo bisogno di questa logica, no? Io ricordo 2 anni fa Comegna a Lugano, dove fece una relazione, purtroppo ancora non sono pubblicati gli atti, però una relazione proprio su questo concetto della gratuità, che diventa interessante. Il concetto di unicità e di gratuità non possono essere scissi, non possono essere separati. L'unico e il gratuito vanno di pari passo, perché ciò che è unico è incommensurabile, è assoluto, no? Questo è
D'altra parte, diciamo, a livello di indagine fenomenologica poi il discorso diventa interessante, perché il punto di partenza è il dato, è il modo di darsi dell'umano. Quindi questo, però. Cioè, volevo fare una cosa per me è difficilissima, un po' chiara. Cioè, abbiamo parlato sia di psiche che di trascendenza e di corpo come tre aspetti, no? Tra la differenza... Aspetta, trascendenza in che senso? Perché, vabbè. No, non abbiamo usato. No, no, prego, prego. Sono le 11. No, no, no. No, so io meno luce di voi, perché. Cioè, il passaggio tra corpo e psiche è abbastanza comprensibile, sì. Ma oltre a tra la psiche e quello che sta dopo, che mi rimane. Psiche e persona. No, psiche e trascendenza, qualcosa. No, dunque, allora, dal punto di vista linguistico, questo è importante, dal punto di vista linguistico. Fenomenologicamente trascendente è tutto ciò che è al di fuori del soggetto, quindi qualsiasi oggetto per lui è il concetto. Lui è diverso, diciamo. Esatto. Cosa, perché noi trascendenza con un po'. Esatto. Normalmente con trascendenza si intende ciò che sta al di là. Esatto. Però dal punto di vista fenomenologico non si parla di ciò che sta al di là, semplicemente perché ciò che sta di là non si presenta. Non si manifesta. Allora c'è una modalità di, io ho accennato prima l'idea dell'infinito, se voi ci pensate un attimo, quanto utilizziamo l'idea dell'infinito? Vi è capitato di, sembra una battuta ma non vuole essere una presa in giro, noi non riusciamo a pensare l'infinito. Levinas dice che l'idea dell'infinito è la capacità che l'essere umano ha di pensare più di quanto possa conoscere, ma è il buon Kant che già lo diceva, alla fine nella dialettica trascendentale, questo è il principio poi in ultima istanza. Allora il trascendente è ciò che è totalmente al di là, diciamo all'interno di una metafisica classica normale, di un'ontologia normale. Dal punto di vista fenomenologico è trascendente tutto ciò che è fuori della coscienza, tutto ciò che non è trascendentale, potremmo dire scherzosamente, tutto ciò che è fuori. Però il passaggio dalla psiche alla trascendenza non si dà. Cioè, che dal punto di vista della strutturazione e della costituzione delle realtà spirituali c'è il passaggio dalla psiche alla persona. Questo è il passaggio. Dove Husserl esplicitamente a un certo momento è il primo, leggo soltanto il titolo del primo paragrafo proprio, la costituzione del mondo spirituale comincia con questo paragrafo per farvi capire la differenza. L'atteggiamento personalistico in contrapposizione con quello naturalistico. La persona è altra cosa, no? Per cui c'è una contraddizione, un contrasto, una contrapposizione, tutto quello che vogliamo, però ha un'altra legalità e appartiene, ecco perché vi dicevo metodologicamente vanno affrontati in maniera diversa, proprio perché mentre il corpo e la psiche possa affrontarli con un certo tipo di metodologia, la stessa cosa non funziona con la persona non può essere conosciuta, questo è il punto, non può essere conosciuta. Ecco perché, se voi ricordate, io ho dato una definizione di persona, è il compimento di atti intenzionali, cioè l'essere umano personale ha questa caratteristica, quella di compiere atti intenzionali, dove per atto intenzionale si intende tutto ciò che non è esclusivamente psichico, ma che riguarda l'orizzonte della loro volere, conoscere, così via, sono atti intenzionali di un soggetto spirituale. Ok? Di questi si occupa l'analisi della costituzione della persona. Questa è, se vogliamo, chiamare la trascendenza della persona. Però il linguaggio più corretto non parla di trascendenza, ma appunto parla di mondo personale, il passaggio dal mondo psichico al mondo personale, che ha altre logiche. Ecco perché prima vi dicevo, non bisogna utilizzare la stessa metodologia per affrontare un altro tipo di problemi. Okay. Trascendente nell'ottica che vi dicevo, cioè dal punto di vista della metafisica classica, può essere utilizzato la fenomenologia del trascendente è possibile nella misura in cui il trascendente non mi si dà come oggetto, ma il non darmisi come oggetto è esattamente la sua caratteristica, capite? Non è un limite, ma è esattamente la sua posizione, la sua positività. Questa è la differenza. Io volevo chiedere una cosa. Prego. Anche se è un po' generale. Mi sembra di capire
non conoscevo Husserl, premetto questo, che comunque il suo scopo principale della sua analisi è sia quello appunto della conoscenza e della fenomenologia. Trovo abbastanza strano che nel Novecento, cioè lui è un filosofo, se mi sembra di aver capito, vissuto più o meno dal Novecento al 1950, se non è. Sì, lui è 1859-1938. Ah, ok. Ecco, cioè, come questo tema, quindi che è il tema della conoscenza, mentre mi sembra di capire che poi pone un po' in secondo piano forse il tema quello dell'etica, o almeno io da quello che ho capito è come se l'etica fosse innanzitutto come una conseguenza della conoscenza e fosse quasi a livello individuale. Il compito della filosofia in generale è più quello della conoscenza o più quello quindi di capire ciò che è e cosa non è, o è anche un compito principalmente etico, quindi di cercare di capire se è possibile dare una risposta a quello che è giusto e quello che non è giusto individualmente ma anche collettivamente? Certo, non è che Husserl non abbia dato una risposta. No, cioè, infatti l'ha citato, infatti. No, ma la sua è la sua opzione. La sua opzione teoretica, allora tenete presente il contesto in cui si muove Husserl, in termini molto banali e molto semplici. Nasce come matematico, no? Lui studia astronomia, in prima battuta è assistente di un grosso, di uno dei più grandi filosofi matematici, analisti tedeschi, Weierstrass, e inizialmente, come dicevo prima, il suo primo libro è La filosofia dell'aritmetica. Poi però a un certo momento si rende conto, forse noi non ce ne rendiamo conto oggi perché siamo invece immersi in un altro clima, provate a pensare che cosa è successo nell'ultimo quarto del 1800, ultimo quarto, nasce la psicologia. Vi faccio un invito, no? provate a, in qualsiasi libreria voi vi troviate, a scorrere, se vi capita qualche libro sulla empatia, a scorrere l'indice analitico, se c'è l'indice analitico, i nomi citati. Non compare mai né Husserl, né Wittgenstein, né Theodor Lips, che è in qualche modo un contemporaneo allievo di... Che cosa voglio dirvi? Che la psicologia a un certo punto ha deciso di autonomizzarsi, ma non ci dimentichiamo che la psicologia appartiene all'ordine della corporeità, nel senso... Io lo dico in termini un po', se volete, grossolani, parlando però della terapeia, no? Se si parla dell'anima in termini platonici, noi parliamo dell'epimeleia tes psiches, dal punto di vista spirituale, cioè della cura dell'anima, del prendersi cura. Al contrario, quando parliamo della psicologia, del prendersi cura dell'anima, ne parliamo però come una terapeia tutto sommato, appartiene all'ordine del corpo. Nel senso che, ma questo anche empiricamente, in qualsiasi... Psicologia sta o nella facoltà di scienze umane o sta nella facoltà di medicina. Quindi, cioè, gli strumenti che ha lo psicanalista, lo psichiatra, lo psicologo, in molti casi sono farmacologici, cioè riguardano il corpo, riguardano anche la dimensione spirituale, ma appunto perché è una dimensione intermedia. La psiche sta tra due elementi separati. Allora, torno alla domanda principale. È chiaro che Husserl si è occupato di teoria della conoscenza perché a un certo momento si è reso conto che stava psicologizzandosi anche la teoria della conoscenza. E se si psicologizza, si relativizza, perché si entra in una dimensione assolutamente soggettiva, ma soggettiva nel senso di individuale, capite? Cioè non esiste se esistesse una psicologia di ordine generale, sarebbe una psicologia trascendentale, che è quella che lui persegue, cerca di perseguire e in molti casi l'ha anche costruita, non una psicologia, diciamo, individuale. Okay? Allora, si è occupato della teoria della conoscenza soltanto perché aveva questo bisogno di universalità, che io ho letto, questo bisogno di universalità. Nella crisi delle scienze europee, dove c'è un lungo passaggio proprio dedicato anche a questo tema, Husserl parla sia di una psicologia trascendentale, ma sia anche della decisione
a un certo momento usa un'espressione che a me ha sempre fatto molto pensare: le mere scienze di fatto creano uomini di fatto. Che cosa significa? Che noi oggi, no, quando guardiamo all'umano, lo guardiamo come oggetto della sociologia, lo guardiamo come oggetto della psicologia, lo guardiamo come oggetto della medicina e via dicendo, come oggetto di, no. Ciò che Husserl ha voluto mettere in guardia è proprio questo: cercare di arrivare a una dimensione di carattere trascendentale, certamente, ma dove fosse possibile un sapere universale. Questo sapere universale poggia fondamentalmente su alcuni termini, che sono termini però etici. Husserl parla di una autoconsapevolezza, di una Selbstbesinnung, ma anche di una autoresponsabilità, ed è il grande invito all'autoresponsabilità. Selbstverantwortung la definisce. Ora, questa autoresponsabilità è quella di fare delle scelte, no? Le scelte che siano per lui, è un fautore della ripresa dell'idea greca di filosofia, eccetera, eccetera, Platone, Aristotele e così via, c'è un disegno molto belli nella crisi delle scienze europee, ma fondamentalmente è il tentativo di non di eliminare l'etica. Vi dicevo, lui ha dedicato almeno due corsi specificamente all'etica, e il corso del 1920 è veramente molto interessante. Però il punto di vista fondamentale è quello di arrivare sempre a un principio universale. Questo è il problema. Che cos'è che oggi ci mette in crisi, ragazzi? Per caso il fatto che non riusciamo a trovare un fondamento unificante dell'etica? Ognuno se la costruisce a modo suo? Ecco, il tentativo è questo. Quindi non è soltanto l'attenzione alla gnoseologia escludendo il resto. Lui addirittura termina la crisi del coso qui, le mediazioni cartesiane, con Agostino. Vi leggo l'ultima frase, di una metafisica parla. La scienza positiva è scienza dell'abbandono al mondo. Si deve prima perdere il mondo mediante l'epoché per riottenerlo poi con autoriflessione universale. Noli fora sexile, dice Agostino, interedi. In interiore omine, habitat veritas. Sono le ultime righe della meditazione cartesiana. Capite? Cioè, una prospettiva metafisica in lui c'è, ma c'è in un altro modo. C'è senza che sia vincolata a una scienza empirica, a un sapere empirico. Questo è il problema. E d'altra parte, tenete presente anche c'è un'altra dimensione. Husserl, io non l'ho detto e non faceva parte anche dell'introduzione alla fenomenologia, ma nel 1938, voi sapete che in Germania accade qualcosa, lui lascia l'università, ma viene anche costretto a lasciare l'università in quanto ebreo. Quindi, e noi abbiamo, grazie a un frate francescano che ha fatto veramente un'avventura impressionante, interessantissima, questo si è caricato, no? Si è caricato i manoscritti, 40.000 pagine ha lasciato Husserl di manoscritti, si è caricato e l'ha portato all'ambasciata belga. Dall'ambasciata belga li ha trasferiti poi all'Università Cattolica di Rovagna. Solo grazie al coraggio di questo frate noi abbiamo oggi, ormai sono circa 40 volumi pubblicati delle sue opere, moltissimi studi. Però la sua attenzione al tempo è un'attenzione molto importante. Aggiungo un'altra cosa: questo desiderio di mettere tra parentesi l'empirico non è fuga dall'empirico, perché lui ha dedicato delle lezioni, ma anche dei testi molto interessanti all'idea di Stato. Se voi pensate a quello che accadeva in quegli anni in Germania, se pensate anche a ciò che un certo Heidegger nel 1933 dice a proposito del nazismo, vi rendete conto di qual era la situazione. Quindi posso anche dire, però posso anche aggiungere, che almeno non è soltanto perché lo dico io, ma non davo di fatto, mentre altri filosofi del Novecento, grandi filosofi appunto come Heidegger, hanno in qualche modo creato degli epigoni, Husserl è l'unico che ha creato dei maestri, e ne ha creati veramente tanti. Cioè i suoi discepoli sono diventati tutti maestri, e maestri notevoli in giro per il mondo. Cioè, io ho citato Levinas, ma accanto a Levinas potrei citare Merleau-Ponty per la Francia, no? Per esempio,
Roman Ingarden, ve l'ho citato, Patočka, che adesso sta rivenendo molto fuori in Italia, no, ma è un filosofo, se voi avete sentito parlare di Carta 77, a seguito delle persecuzioni e delle botte che prese da regime in quell'occasione, è morto pochi mesi dopo, ma è stato un grande filosofo ceco e stiamo parlando di colui che l'ha invitato, da cui nasce la crisi delle scienze europee, eccetera. Potremmo Gadamer, che è un nome più conosciuto, Gadamer ha seguito le lezioni di Eugen Fink, eccetera, eccetera. Cioè è veramente una schiera enorme di grossi che sono diventati filosofi, sono diventati maestri. E lui però non ha mai creato, non ha mai voluto dei discepoli. C'è una, a me è sempre rimasto molto impressa un'espressione che nel 1930 utilizza con un suo allievo americano, a cui chiede se aveva letto la sua Logica formale trascendentale, che ho citato, era uscito l'anno prima. Poi conclude: tuttavia non è importante che voi conosciate le mie opere, ma che a partire dalle mie opere voi facciate la vostra strada. Questo è un impegno etico. Cioè il maestro non è colui che crea grandi discepoli, è colui che crea maestri. Ecco, questo per me è rimasto sempre molto vivo, per cui anche in parte nella mia attività docente universitario non ho mai cercato di plagiare i miei studenti, no? Ma soprattutto fate, siate creativi, dovete fare la vostra strada. E allora magari ti senti il ragazzo che ti critica, per carità, va bene anche quello, l'importante è che pensi. Però la confusione etica che c'è in quel periodo in cui Husserl abbandona e lascia, che muore poi poco dopo, muore nell'aprile del 38 se non ricordo male, quindi è determinata da questo, ma non c'è un'assenza dell'etica nelle sue lezioni, non c'è come preoccupazione fondamentale, questo sì. Però la sfida, ed è una sfida che io mi sento di raccogliere in pieno, è proprio quella di una tensione a un sapere universale. Questo è molto importante. Sono altre domande? Scusa. Allora chiudiamo, diciamo. Io ringrazio il professore perché ha fatto una lezione magistrale, veramente difficile, diciamo.